sono in Puglia, e precisamente a Taranto, ed oggi mi appresto a percorrere la rotta dei due mari, in senso inverso, da Mar Ionio al Mar Adriatico. Questo è il lungomare di Taranto, con il Mar Grande, spettacolare, con la sua rotonda, ed ora mi avvicino alla statua dei marinai e di fronte a me il castello aragonese e in fondo il ponte girevole, costruito nel 1958 e dedicato a San Francesco da Paola. Da qui parto per la rotta dei due mari. Ideata da Elio Roma, Francesco Consoli e Antonio Cardone per un coast to coast dall'Adriatico allo Ionio, raccogliendo un sassolino da Polignano a Mare e versarlo nel canale navigabile di Taranto. La rotta prevede 6 tappe, partendo da Polignano a Mare, dalla statua di Domenico Modugno, e naturalmente i paesi che si toccheranno saranno Castellana Grotte, Alberobello, Logorotondo, Martina Franca, Crispiano. Si costeggerà stato un po' da lontano e poi si arriverà finalmente a Taranto, la statua dei due marinai. Le coste tarantine. E qui sono a Taranto Vecchia, un'isola che viene unita alla città nuova con il ponte girevole e con il ponte di pietra a Rione Tamburi. Sono sul ponte di pietra e sullo sfondo il ponte di Punta Penna, dedicato ad Aldo Moro, costruito nel 1977. Ed ecco il ponte di pietra visto da un'altra prospettiva, e sullo sfondo la marina militare con le sue navi da guerra. Ed ecco il bellissimo ponte girevole e la statua dei due marinai. E qui siamo sul primo seno del Mar Piccolo, perché oltre il ponte di Punta Penna c'è il secondo seno. E questo è l'hotel e il ristorante Alfaro, il più rinomato della città. Mentre qui mi trovo sul fiume Galeso. La sorgente è in un laghetto in località Citrezze e si riversa nelle acque del Mar Piccolo ed è lungo circa 900 metri. Giunti alla masseria Santa Teresa inizia il vero sterrato, bellissimo, in mezzo ai prati e agli olivi. Durante il percorso si trovano altre masserie abbandonate. Per effettuare la rotta dei due mari è preferibile avere una credenziale, una sorta di passaporto del coaster. A ogni tappa viene messo un timbro e al completamento si porta la tessera all'Ipersport Taranto e avranno una maglietta in omaggio con il logo della rotta dei due mari e Spartan Polis. Questo stupendo single track, meraviglioso. Sono alla cripta di Sant'Onofrio, ci sono degli affreschi. Naturalmente io la rotta dei due mari la effettuerò in una sola tappa. È la masseria tedesco e il castello spagnolo. E siamo nel territorio di Statte. E qui inizia il sentiero un po' impegnativo che porta nella località Capocanale per poi salire verso le coste di Sant'Angelo e successivamente alle caselle Belmonte e poi a Crispiano, per poi giungere al parco del Bosco delle Pianelle e salire dal sentiero dei cinghiali. Ed eccomi al centro visite Le Pianelle.
e da qui inizia il sentiero dell'Orchidea, girocavallo, poi si scende per il sentiero del Ciclamino, poi si risale per il Carpino, insomma uno spettacolo della natura. E qui si incrociano la rotta dei due mari e il cammino materano. Ed ora sono uscito dal Bosco delle Pianelle e andrò verso Martina Franca. È stato abbastanza duro fino adesso perché è tutta salita e tutto percorso sterrato. Adesso diventerà più semplice perché sarà la maggior parte tutto asfalto. E di qui si va alla masseria di Pianella. E questo percorso di sterrato e single track è di circa 6 km e mezzo ed è uno spettacolo bellissimo. Questo sentiero è spettacolare, bellissimo. Ed ora sono fuori dal sentiero, sono sulle strade che adesso mi porteranno a Martina Franca. E qui si mangia carne ovunque. I vegetariani e i vegani si trovano male a Martina. E qui sono nel bellissimo centro storico di Martina Franca. È quasi deserto, però è uno spettacolo. Naturalmente le chiese da visitare sono tantissime durante la rotta dei due mari, però io, essendo da solo in bici, non lo faccio e quindi percorro solamente il territorio. Ed ora verso la Valle d'Itria e il santuario di Sant'Antonio di Padova ai Cappuccini, al villaggio del Fanciullo. Ed ora verso Loco Rotondo. E qui sono la villa comunale dove c'è un bel vedere bellissimo. E sullo sfondo Martina Franca e la Valle d'Itria. E qui sono nello stupendo centro storico di Loco Rotondo. Ed ora verso Alberobello. E questa è la ciclovia dell'acquedotto pugliese che da Loco Rotondo porta fino ad Alberobello. Ed eccomi sul famoso ponte. E sullo sfondo la selva di Fasano. Ed eccomi allo stupendo Alberobello, una meraviglia. Qui ci sono le scale della fiaba del paese. We'll be right back.
ed eccomi giunto a Castellana Grotte. Manca poco all'arrivo. Ed ora fino a Polignano a Mare, quasi tutta discesa, e finalmente sono arrivato alla statua di Domenico Modugno. 134 chilometri effettivi del mio contachilometri e 1900 e oltre metri di dislivello in salita. Naturalmente il ritorno non l'ho fatto di nuovo in bici, ma è venuta mia moglie in macchina a prendermi e quindi sono tornato felicemente a casa dopo una giornata meravigliosa e da incorniciare. Un consiglio per chi vuol fare la rotta dei due mari in mountain bike: è preferibile partire da Polignano verso Taranto, perché al contrario è un po' più impegnativa.